Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Mi piacerebbe sapere in quale avviso di garanzia sia scritto tutto questo e quale magistrato stia seguendo l'inchiesta, ma non mi risulta, non mi risulta tutto questo. Vede, io credo invece una cosa, e questo è proprio un discorso che può andare paradossalmente contro sia la destra che la sinistra, perché io trovo che quello che si consumerà oggi è una vera e propria offesa al Parlamento, un Parlamento che diventa un bar di periferia, un Parlamento ostaggio, un Parlamento ostaggio di un'inchiesta giornalistica. Io credo che sia, ma nei paesi si è dimesso un presidente degli Stati Uniti sulla inchiesta giornalistica. Non è che si parla. Io credo più, scusate, vi prego, mi può far dire che cosa ne penso. Io credo che sia la sinistra che la destra, quindi in questo caso, voglio dire, il governo si sarebbero dovuti opporre. Le cito soltanto questo, e ovviamente non viene da destra. Alberto Cisterna, non è che sull'Unità qualche giorno fa ha dichiarato, e stiamo parlando di un magistrato e sicuramente non di destra, ha detto che quello che si consumerà oggi in Parlamento è una grave violazione dello Stato di diritto. Però la fermo, per ributtarla sulla politica, rileggendo... Un momento, aspettate. Sentiamo tutti. Borselli, però oggi ho letto con attenzione e anche passione l'intervista che Flavio Briatore, il quale dice... è stata lasciata sola dalla sua maggioranza. C'è stato quello che fa infuriare tutti, l'offesa al Parlamento, forse perché pezzi della maggioranza non l'hanno difesa a sufficienza. Io credo, e su questo sono d'accordo con lui, che la stessa maggioranza si sarebbe dovuta opporre e non piegare a questa richiesta. Perché, ripeto, se c'è un'inchiesta è un conto, ma se non c'è un'inchiesta, ma di cosa stiamo parlando? La maggioranza, infatti, segnatamente la Premier Giorgia Meloni, non voleva che Daniela Santanchè andasse in aula, è stato scritto in tutte le salse. Ma avrebbe dovuto tenere punto. Allora, fermiamoci, aggiungiamo un elemento. È un'offesa al Parlamento. Marco Furfaro ricorda...